Un modo davvero originale ma bellissimo per celebrare la giornata relativa contro la violenza sulle donne, dicevo in un modo insolito, ricordando quelle donne delle forze dell'ordine, del corpo sanitario che tanto hanno fatto e tanto fanno. È una iniziativa realizzata dalla consigliera per le pari opportunità della provincia di Taranto, l'avvocato Gina Lupo. Certamente i drammi dei femminicidi, ma questa sera non toni truci, ma toni di riconoscenza accompagnati dalle soavi note musicali. Sì, grazie Luigi. Ieri abbiamo fatto tante manifestazioni perché era ieri la ricorrenza del 25 novembre, no? Giornata internazionale contro la violenza, quindi abbiamo sciorinato, come hai detto, numeri, abbiamo approfondito anche quello che la Commissione parlamentare sul femminicidio ci dice, qual è la filiera, quali sono le criticità, cosa si può fare. Oggi un momento un attimo, come hai detto tu, distensivo, quasi a chiudere simbolicamente queste giornate con l'orchestra della Magna Grecia al femminile, come hai detto tu, che suonerà dei brani, e con un ringraziamento da parte mia a tutte quelle donne, ovviamente simbolicamente, che durante la pandemia, mentre noi eravamo chiusi in casa, hanno anche sacrificato i loro effetti personali. Penso alle donne infermiere che per mesi non hanno potuto vedere i loro bambini, le donne delle forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza. È un modo per dire grazie anche a queste immagini simboliche di donne che sono state sulla strada per noi mentre noi eravamo chiusi a casa. Oggi una celebrazione, dicevo, con toni diversi, con toni tendenti all'armonia, alla dolcezza, quella che è la dolcezza tipicamente femminile, ma da domani l'impegno del suo ufficio, quello appunto per le pari opportunità della provincia di Taranto, continua come ogni giorno. Il mio impegno è sempre stato incessante in tutti questi anni, da quando ero tutor minorile per il Comune di Taranto a oggi. Lo sai, mi occupo soprattutto anche in studio come avvocato familiarista di queste problematiche. Spesso veramente mi sento stanca, no? Di dover ripetere sempre le stesse cose, i femminicidi continuano a esserci. Dico da tanto tempo che ci vuole una rivoluzione culturale, un po' come avviene contro la lotta contro la mafia. Voglio usare parole grosse che hanno utilizzato anche persone esperte anche nella Camera e il Senato. Se non capiamo che dobbiamo fare una rivoluzione culturale partendo dai bambini, i numeri non scenderanno. Occorre che tutti i componenti di questa filiera, dal pronto soccorso alle forze dell'ordine, ai tribunali, alle famiglie, agli enti preposti, facciano la loro parte. Forse solo così possiamo aiutare una donna a uscire dalla ritrosia, dalla vergogna, dalla paura, denunciare, ma poi va accompagnata. È un'attenzione anche all'uomo maltrattante, che non basta soltanto condannarlo e poi rimetterlo magari agli arresti domiciliari, ma va aiutato a superare questa sua patologia perché non ripeta con un'altra donna quelle che sono le sue problematiche di coppia.